Ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito se ancora... Avatari degli avatari. Che palle. Allora, come prima cosa vi ricordo subito se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite, e che vi aspetto anche su Instagram MikeyMakeup79, ma come al solito sotto nell'info box troverete tutti i link di riferimento anche per quanto riguarda i miei social, quindi vi aspetto anche là. Video in collaborazione con la mia amica Fortuna, un bacione tesoro, del canale Fortuna Fashion in Makeup, e come al solito sotto troverete anche il link della mia amica, quindi passate anche da lei, andate a vedere il suo video. E questo è il nostro video su profumi quasi fino al fondo. Allora, vi mostreremo tre profumi che stanno per finire, quindi che abbiamo utilizzato davvero tantissimo in questo periodo. Iole. Allora, il primo di cui voglio parlarvi, io non ve li mostro mano a mano che ne parlo, perché così almeno rimanete con la... come si dice, Nico? La? Sa? 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 Suspense! Esatto! Quindi starete attente fino alla fine, mi raccomando! Oh, cretino! Voglio dire qualcosa, Il disturbatore dei video! Allora, il primo di cui vi parlo è un profumo che amo e di cui vi ho anche parlato in un video tutto dedicato a lui, insomma, che vi lascio sopra tra le schede per chi non l'ha visto, o comunque nella playlist dei profumi lo trovate. E è del The Squared 2, un brand che amo alla follia per quanto riguarda le profumazioni. Vestiti non ne ho, quindi non posso giudicare, perché sono meravigliosi i loro profumi. E è questo. È She Wood di The Squared 2, che è un profumo che ho amato alla follia. Vi leggo a volo la scheda. Allora, gli accordi principali di questo profumo sono legnoso, talcato, floreale, agrumato, aromatico e verde. She Wood di The Squared 2 è una fragranza del gruppo legnoso acquatico da donna. She Wood è stato lanciato sul mercato nel 2008. Il naso di questa fragranza è Daphne Bougie. Spero di pronunciarlo giusto. Le note di testa sono limone, gelsomino e neroli. Le note di cuore sono violetta, eliotropio e muschio. E le note di base sono vetiver, cedro e ambra. Quindi già dalle note si capisce che è una profumazione che comunque è davvero molto aromatica e fresca. Allora, si sente tantissimo, tantissimo appena lo spruzzi, proprio la parte legnosa che è la caratteristica fondamentale di questa profumazione. E se non sbaglio è stato studiato anche la bottiglia del profumo con questa parte che è in legno, proprio appunto per enfatizzare questo accordo ancora di più. È meraviglioso, si sente tantissimo anche la parte talcata, a me mi fa pensare tanto al borotalco, al profumo del borotalco, al pulito, insomma. Comunque è una profumazione floreale, perché al suo interno, appunto nel cuore, soprattutto andiamo a trovare la violetta, e l'eliotropio e il muschio, che gli danno questo accento floreale molto femminile e molto sensuale. E poi appunto andiamo nel cuore, dove c'è il vetiver, il cedro e l'ambra, che lo rendono molto avvolgente, sensuale e caldo. Comunque è una profumazione particolare, molto bella e intensa, anche se ha degli accordi verdi che solitamente sono freschi come accordi, ma è davvero molto intensa, e penso che questo sia comunque dovuto al vetiver e l'ambra, che lo rendono davvero, e anche al neroli, che gli danno questa parte davvero molto calda e avvolgente, che lo rendono un profumo meraviglioso, super sensuale e femminile proprio. Io lo adoro, è uno dei miei profumi in assoluto preferiti, per questo l'ho portato tantissimo. Ora mi ero fermata un attimo perché non volevo finirlo, vi dico la verità, ma solo per quello, perché è un profumo fantastico, è uno dei, tra tutti i profumi che ho, che amo di più in assoluto, perché è davvero una profumazione molto femminile, molto intensa, è uno di quei profumi che lasciano scia, e adoro tantissimo portarlo e indossarlo, quindi davvero fantastico. Comunque spesso anche da Idea Bellezza lo troviamo in offerta, infatti come lo trovo in offerta lo riprendo, perché
almeno posso riutilizzarlo tranquillamente senza paura di finirlo, perché è un profumo fantastico, è davvero bellissimo, che amo alla follia, veramente. The Squared fa dei capolavori, c'è anche quello nuovo che prima o poi voglio prendere perché è meraviglioso, è proprio bello, cioè si sente tantissimo anche la parte talcata, che a me mi dà proprio di pulito, mi dà questa sensazione di pulito, ma aggiunta comunque alla parte floreale lo rende davvero molto femminile e sensuale, bellissimo, quindi meraviglioso questo. Poi intanto lo trovo su Fragrantica. Un altro profumo che, come potrete notare, ho utilizzato tantissimo e quindi tra un po' arriverò al fondo, è questo dell'Avon, e è Percevi di Avon. Questo è gli accordi principali di questa profumazione è sicuramente floreale, speziato fresco, dolce, fruttato e muschiato. Percevi di Avon è una fragranza del gruppo orientale da donna. Percevi è stato lanciato sul mercato nel 2000. Il naso di questa fragranza è Christopher Sheldrake. Le note di testa sono pepe bianco e fresia gialla. Le note di cuore sono il garofano, la prugna di damasco, la pera e il ylang ylang. E le note di base sono sandalo, muschio, orchidea, vaniglia e cedro. Allora, appena lo spruzziamo si sente tanto la parte speziata fresca della profumazione, che è sicuramente la prima, no, il primo accordo che ci viene al naso, anche perché, come già detto, nelle note di testa troviamo il pepe bianco, che gli dà appunto questo sentore che è leggermente piccantino, e quindi è la prima cosa che ci viene al naso quando lo andiamo a spruzzare. È comunque una profumazione davvero molto fresca, e anche se è floreale e ha questi accordi dolci al suo interno, però rimane una profumazione davvero molto fresca e leggera, non è una di quelle là troppo pesanti. Dopo un po' comincia a sentirsi anche un po' la parte fruttata della profumazione, che è dovuta appunto dal cuore, dove andiamo a trovare sia la pera e sia la prugna, e quindi gli danno, si sente un pochino di più adesso la parte fruttata degli accordi fruttati. È una profumazione davvero fresca, questa è freschissima, davvero super super adatta per l'estate, perché a parte che troviamo appunto al suo interno sia tanta frutta, questa parte, questo accordo fruttato, che la trovo indicatissimo durante le stagioni calde, ma in più avendo al suo interno anche questo speziato fresco, lo trovo davvero una profumazione adatta per quando la primavera o comunque l'estate. Si sente, continua a sentirsi comunque un po' il pizzicore del pepe, che quello là lo rende un po' pepe, un po' piccantino, come vi avevo già detto, ma si sente, anche se sta nella testa, comunque continua a sentirsi anche dopo un po'. È una parte della profumazione che rimane, forse gli dà anche questa parte speziata fresca che rimane per davvero a lungo. Poi alla fine invece andiamo a scendere nel cuore, dove troviamo la vaniglia, il sandalo e l'orchidea, che comunque lo rendono appunto, gli danno questa parte floreale davvero molto dolce e bella, e quindi un profumo davvero molto femminile, adattissimo appunto per le stagioni calde, perché comunque è davvero molto fresco e sbarazzino, è un profumo particolarissimo. Mamma mia, ti tiro. Questo ti fa pure male se te lo tiro. Allora, approfitto di questa pausa per prendere la sabbia. Ecco, quanto è buono questo. She Good è meraviglioso. Quindi poi andiamo a scendere appunto nella base, dove troviamo questa parte calda e dolce che gli viene data sia dal sandalo che dall'orchidea vaniglia, e quindi lo rendono davvero molto dolce e floreale. Anche questa è una profumazione particolare, quindi magari per il fatto che ha dentro il pepe, il pepe non può piacere a tutte, quindi magari vi consiglio, se avete una presentatrice Avon, di chiedere un campioncino, così almeno lo testate, lo provate, avete modo di provarlo.
Comunque questo è un profumo low cost perché spesso si trova in offerta sui 15 euro dal catalogo, quindi a differenza di questo di Lush Wood che in offerta lo trovi a 25 euro, non di meno, questo è davvero un low cost. E quindi possiamo anche provare a prenderlo senza il campioncino e poi oh, male che valore che si regala. A me è piaciuto, come avete visto l'ho utilizzato davvero tanto. Ne sono usciti altri tipi poi di Persevi che qualcuno ce l'ho ma ve ne parlerò più avanti, ma questo per me rimane un po' l'icona di questa linea perché è uscito nel 2000 e da lì in poi sono nati tutti gli altri, ma questo è davvero molto particolare e bello. Terzo profumo è sempre dell'Avon e sto parlando di Eve Alluring. Questa è la bottiglietta fatta a goccia con questo tappino a gioiello e gli accordi principali di questa profumazione sono talcato, floreale, legnoso, fruttato, moschiato, dolce. Anche in questa profumazione quindi troviamo l'accordo talcato che adoro tantissimo, tanto meno spruzzo di qua. Allora, Eve Alluring di Avon è una fragranza del gruppo floreale fruttata da donna. È una nuova fragranza, Eve Alluring è stato lanciato sul mercato nel 2018. Le note di testa sono prugna, fresia e violetta. Le note di cuore sono neroli e fiori di iris. Le note di base sono ambra, muschio e sandalo. Quindi, appena lo spruzziamo si sente tantissimo la prugna, si sente tantissimo la parte fruttata della fragranza, che per me si sposa perfettamente sia la prugna che la fresia e la violetta, che sono comunque fiori bianchi, fiori molto intensi, fiori inebrianti. Poi nel cuore troviamo i neroli e i fiori di iris, quindi che gli vanno a donare appunto ancora di più ad accentuare la parte floreale della profumazione, perché è davvero un profumo molto floreale, molto dolce comunque. E poi scendiamo nel cuore, nella base, dove troviamo l'ambra, il muschio, il sandalo che l'aiutano sia per quanto riguarda la persistenza, ma per quanto riguarda la dolcezza, e gli danno anche questo aspetto talcato che ti fa proprio pulito e che adoro tantissimo nelle profumazioni. È una profumazione molto golosa, adesso si sente tantissimo la parte floreale unita alla frutta che lo rende davvero un profumo molto dolce e femminile, quindi è davvero tra tutte e tre, mi sembra che sono uscite tre di queste. Questo è quello che io personalmente ho amato di più perché è davvero molto sensuale, cioè lo trovo davvero una profumazione molto femminile. Poi come vi dicevo adoro tantissimo le profumazioni che hanno questi accordi talcati uniti alla parte floreale, perché mi danno una sensazione oltre che di femminilità, di sensualità, ma anche di pulito, e è una cosa che adoro tantissimo. È davvero bello, davvero molto dolce e anche la parte muschiata che mi fa pensare un po' alla terra, al profumo della terra, e mi piace tantissimo, è vero, la rende ancora di più una profumazione particolare, perché non è di quelle floreali che comuni, che troviamo comunemente ormai, facilmente diciamo, e quindi la rende davvero molto particolare, bella e femminile. Quindi questi erano i tre profumi per quanto riguarda il fondo, che stanno quasi toccando il fondo, che sono in quasi per finire, che sto quasi per finire, anche se è difficile finire un profumo, soprattutto per chi come noi li ama e ne ha tanti. Questo sicuramente non arriverà a settembre perché lo amo talmente tanto che adoro proprio indossarlo e sentirlo sul mio corpo, ha una durata pazzesca. Questo tra tutti e tre è sicuramente quello che dura più di tutti, anche perché ha un costo superiore rispetto a questi dell'Avon che sono molto più low cost, ma comunque 4-5 ore se li fanno tranquillamente anche loro. Questo sicuramente ne dura di più perché è meraviglioso, è fantastico. Io, come vi dicevo, amo la The Squared e i loro profumi sono veramente qualcosa di unico e meraviglioso. Comunque, queste erano le mie tre proposte, mi raccomando andate a vedere anche quelle di Fortuna, come vi dicevo vi lascio il link del suo canale sotto nell'info box, passate a vedere anche quali sono i tre profumi che sta per finire lei. Io spero che questa idea vi sia piaciuta, è un modo carino e
diverso, insomma, per parlare dei profumi. Fatemi sapere voi sotto nei commenti quale state finendo, quale amate indossare. Scrivetemelo sotto nei commentini, sapete che mi piace sempre leggervi e rispondervi. Ringrazio come al solito la mia amica, un bacione tesoro, per questa collaborazione, è sempre un piacere collaborare con te, ti voglio un mondo di bene. Ringrazio tutte voi, grazie alle nuove iscritte, grazie a chi mi segue sempre con affetto, un bacione grande e se vi va ci vediamo la prossima volta, ciao!